Raffaele. Allora, è stato giustamente detto che la vicepresidente è un più importante tutta la convenzione di donne, ma è anche riconoscibile che capita quelle libertà che l'articolo 2 della Costituzione qualifica come inviolabili. Da questo discendono varie conseguenze, in breve. Bisogna dare voce e potere decisionale ai disabili. Questo purtroppo, questi giornali di voto di disabili secondaria. Io capisco che non sia facile, però è un problema reale. A me, scusate, ma sono frequentato tante occasioni di Europa, in Nord America, sono sempre andate. Queste cose, cioè, io ho sempre visto che rispetto ai disabili, perché no, è una contraddizione in termini. Per esempio, sarebbe possibile un convegno sul bacio delle donne gestito dagli uomini, dove la maggioranza partecipa sono uomini. Però, allora, da tutto la città che diceva che io non posso battere. È indicato che i voti siano insufficienti per quanto riguarda la cultura. È legittimo che i minorenni e gli anziani vengano esclusi dalla vita indipendente, perché i bambini si ragazzano e gli adolescenti sappi hanno lo stesso diritto degli altri distaccati gradualmente dalla famiglia di origine. Questo è un fatto di un'occupazione fondamentale. È inammissibile che venga negata a tutti i 75 anni quell'assistenza funzionale che è indispensabile per non chiudersi in casa e aspettare la morte. Poi, la vita indipendente come uno strumento fondamentale per superare la disabilità è incompatibile con il disegno. Su questo c'è un libro scritto, ci sono degli argomenti molto profondi e che non posso esporre per alcun tempo, però c'è un libro che lo posso dire. Poi, è stato giustamente detto, ma va sottolineato, che la vita indipendente è per tutte le disabilità, per esempio la giustana, o non mi ricordo gli ultimi atti, però almeno un po' tempo fa erano espressamente esclusi quelli che non avevano, ma questo ancora, la totale capacità di autodeterminarsi. Questa è una grande discriminazione, perché rispetto al livello di disabilità cambia il tipo di assistenza necessaria, non cambia la possibilità di farlo per il mondo. Poi, è vero che la vita di disabilità consente nel punto di vista più efficace, più efficiente delle risorse pubbliche. Però è scorretto dire che la vita indipendente fatta seriamente nella sua qualità fa risparmiare i soldi. Per fare la vita indipendente ci vogliono i soldi e i soldi ci sono. Ieri se il Paolo Cusè che bastava non acquistare due F35 per adottare la forza del nuovo trattato elaborato dal conservatore, ma anche in altri ambiti. Il disastro venga costretto a stilare un progetto di vita. Per voi, la nostra pensione non è mutata con
dai bambini, poi tanti, poi tanti, 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 senza dover stilare un progetto di vita. Io dicevo, immaginate che effetto sarebbe per tutta ancora se potete andare al ministero solo avendo questo prescritto prima, quando nel mese di dicembre, in che orario dovrà andare in bagno, la vita diventa un inferno. Poi, a un'età che ha difficoltà a scrivere, non vedo bene, è anche per un po' di festival
Nelle gambe delle tue, un carissimo amico di Firenze che insieme a me ha sentito la sentenza, che è morto in coscienza. Io sono sicuro che se avessi avuto meno di dignità su questo, non le faccio sempre da morte, non lo so. Poi, un'ultima cosa, i controlli. Certo che vanno evitati gli abusi, che non perdiamo, però ecco, voi è stato della Repubblica, non mette il disagio grave, nello stesso piano, delle difese commerciali, che può magari evadere l'IVA o evadere altri tassi. Il controllo non si fa. E di appuntare il controllo si fa nel medico, si fa prima, va avendo la professionalità necessaria per valutare quali sono le vere capacità. E questa professionalità cambia, cioè non c'è, anche da almeno una cosa da chiamare. Questo è un primo problema per cui viene scaricato della riduzione. E quando si fa il controllo, tu sei disabile, fa la vita della quale ha questi soldi e noi invece non la fa. Questo è il discorso. Non si può chiedere a un disabile che non porta le mani, che non ci vede e non c'è chi stasera mi fa la cena di dire io ti do i soldi se te non mi vuoi distruggere. Ma non è un'impresa commerciale che mi piace. Questa è la Repubblica di Terre. Come mi è Grazie a Daniele Romei, grazie per aver ascoltato questo contributo anche nella plenaria di oggi, in forma più stretta. Ieri sono la esposto con più tempo nella plenaria, ci sarà modo evidentemente di ragionare, di migliorare e molte di queste cose effettivamente sono spunti che sono già ripresi dalla programmazione in corso di approvazione. Siamo all'ultimo gruppo, non in ordine di importanza evidentemente, è quello sul riconoscimento della condizione di disabilità. A relazionarci oggi c'è Roberto Speziale, che è il presidente di AMA.